Ecco che va ad iniziare una nuova e sarà lunga saga con cronache a partire dal già lontano 1990 sui 10 chilometri della Palazzolo Paratico, che poi due amici ed io riuscimmo a riaprire al traffico passeggeri con un treno a vapore nel maggio 1991. Molti video già li ho pubblicati. Riapertura a tutto vapore in primis, e quindi li salterò, ma sarà ugualmente una lunga, lunga storia. Nella galaverna di un freddo novembre, una tradotta molto minima va a caricare i carri sulle grandi chiatte all'imbarcadero al lago. Ormai il servizio merci è ridotto, anche non più giornaliero, ma al bisogno. E presto, troppo presto, cesserà del tutto. Questo rimontaggio dell'agosto 2023 lascia inalterate le immagini, toglie solo quei sottofondi musicali protetti da copyright che in quegli anni usavo. I videini erano solo per me al tempo. Sopra ci rileggo i testi, tali e quali, ormai forse anche un po' ingenui e datati. I vecchi nastri VHS poi li mostrano i loro anni, nei colori soprattutto. Il video è un mix di tanti appostamenti in giorni e periodi diversi e vuol rendere l'atmosfera che circondava questo trasporto del tutto particolare. Ecco laggiù le chiatte in arrivo. Qualche dovuta nota. Sul Sebino o Lago d'Iseo, bacino caratterizzato da un'alta concentrazione industriale, fin dalla fine del secolo scorso il trasporto merci si avvalse di un'originale movimentazione con grosse chiatte atte al trasporto di carri ferroviari. Le chiatte affiancate tra loro sono equamente distribuite ai due lati di un magnifico vecchio rimorchiatore che provvede a trainarle. Iniziò il servizio negli anni 1906-7 la società anonima Giovanni Andrea Gregorini, costruttrice di ruote e assali ferroviari. Servizio da Lovere a Paratico, cioè per tutto il lago, con quattro pontoni in ferro della portata di quattro carri ferroviari ciascuno. Nel 1909 subentrò la società loverese di navigazione, che si orientò verso chiatte in cemento armato, pesanti ciascuna ben 120 tonnellate. Ben presto però si ritornò di nuovo alle chiatte in ferro. Nel 1916 veniva attrezzato un grande rimorchiatore, il Gorizia, a cui poi si affiancarono l'Adamello, il Trieste e nel 1927 il Trento. Negli anni 30, col calo dei trasporti per la prima concorrenza su gomma, scaduta la durata statutaria, la società loverese di navigazione si sciolse. Nacque l'impresa Sebina di navigazione, 50% alla siderurgica Ilva di Lovere, 20% alle talcementi, che cedette poi la sua parte all'Ilva stessa nel 1952. L'Ilva negli anni 50 movimentava l'85% del traffico merci sul lago. Nel 1955-57 abbandonò però il servizio correlato passeggeri e divenne una linea di navigazione per solo trasporto merci. Il servizio negli anni 60 andò calando,
Nel 1970 la Sevina chiese la revoca della concessione al Ministero, sanzionata dal Presidente della Repubblica l'11 marzo 1970. L'Italsider di Lovere, cioè l'Ilva, divenne così la proprietaria dei beni e del servizio, con possibilità di trasporto merci in conto terzi. Il movimento normale oggi è sulle 100.000 tonnellate annue, cioè una decina di carri al giorno. Comunque competitivi ancora al trasporto su gomma. L'ultimo dato conosciuto sui costi è relativo al 1984, una spesa di 500 milioni di lire annui per il servizio merci lacustre, 23 milioni per il gasolio, 30 per la manutenzione di rimorchiatori e chiatte e il resto per gli oneri e per il personale, che contava 17 dipendenti. Le telegrafiche note che ho citato sono in questo libro che Amici ed io scrivemmo a più mani. Rimorchiatore e chiatte sono alla fine del viaggio, dietro sfila Sarnico. Il rimorchiatore inizia la manovra di attraversamento del braccio di lago per portarsi all'imbarcadero della Rivatica. Inizia ed ammiro lo spettacolo, che presto non ci sarà più. Competenze e abilità manuali straordinarie nelle manovre e nella movimentazione, come vedremo presto. Lascio parlare la bellezza delle immagini documento di questo servizio.
Dal PL, subito dopo la stazione di Paratico, entra nello scalo il 245, spingendo una fila di carri scudo, pianali a due assi, che negli anni 30 erano adibiti al trasporto di assali ferroviari e che nelle fiancate riportano ancora la dicitura del ventennio 1938, anno 16. E vai con le manovre con i carri scudo. Il 245 ne usa alcuni, privati delle sovrastrutture per gli assali. I carri scudo servono per sicurezza e per non impegnare col peso del locomotore i pontoni dell'imbarcadero mobile. Ed ora lo spettacolo della movimentazione delle chiatte a mano. Era il rumore degli assi sulle giunture del pontile mobile, che compensa il variare dell'altezza idrometrica delle acque del lago, che può superare il metro di dislivello. Ogni chiatta viene scaricata e subito ricaricata. Ha pubblicati i videini con viaggi lungo tutto il lago a bordo delle chiatte e di questi magnifici rimorchiatori. In un videino riprendo il motorone Isotta Fraschini ad Aste e Bilancieri in Bella Vista. Spettacolo! Piccola nota, nel 1990 avevo da poco una videocamerona a spalla ed ancora inesperto zoomavo a più non posso avanti, indietro, su e giù.
Scaricati e caricati i quattro vagoni di una chiatta, questa viene allontanata sempre a forza di braccia ed un'altra spinta con corde a prenderne il posto. La corretta marcatura attuale di un pianale per trasporto degli assali. È del 1980 questo Imer a biellone. Breve inserto, mi sposto a Pisogni sulla ex SNFT, un altro imbarcadero pontile mobile abbandonato si trova qui, di fronte all'Overe ma sulla sponda opposta del lago, sulla linea della Valcamonica, la Brescia Edolo, ora diventata ferrovia Brescia Nord. In quest'altro video seguo il 245 in un suo viaggio di ritorno a Palazzolo. Sono in località Fosio. Ripeto, c'è sequenza logica non temporale nelle riprese. Thank you.
il lago è appena ridiventato fiume Oglio e le acque vengono controllate da questa diga di sbarramento. Progetto ingegner Ganassini, anno 1933. Le riprese ora più avanti al PL principale su questa linea, sulla strada provinciale 96 tra Capriolo e Castelli Calecchio. Nel 1874 la SFAI, Società Ferrovie Alta Italia, per allacciare il bacino del lago di Iseo alla linea ferroviaria Milano-Venezia, progettò la costruzione di un tronco ferroviario di 10 km da Palazzolo a Paratico. Principale motivo: il favorire le esigenze di trasporto del pietrame necessario alla ditta di calci e cementi di Palazzolo, che nel 1872 aveva rilevato la rudimentale fornace della ditta La Marche Utrecht, costruttrice a suo tempo nel 1856 del grande ponte ferroviario sull'Oglio di Palazzolo, linea Milano-Venezia originaria, la Ferdinandea Asburgica. La costruzione del tronco Palazzolo-Paratico fu affidata alla società Gregorini Cicogna Mazzucchelli, che fra molte difficoltà economiche completò il tronco nell'agosto 1876. Linea aperta all'esercizio 31 agosto del 76 e nello stesso giorno cessò per sempre la plurisecolare navigazione sulla Roggia Fusia che scorre accanto all'Oglio. All'inizio la linea espletò solo servizio merci, quello passeggeri arrivò più tardi. Il 5 marzo 1878 venne aperta la bretella diretta tra Emilio Rovato della Milano-Venezia, che creò così una direttissima tra Milano e Brescia, escludendo Bergamo e Palazzolo scavalcate. Persero importanza tanto che una trentina di anni dopo persero anche il secondo binario di linea, diventando linea semplice binario. Il 30 giugno 1966 cessò il traffico passeggeri sulla Palazzolo Paratico. Arriviamo ai giorni nostri, col sopravvivere dell'unica tradotta merci e con marcia a vista sui bei 10 km di linea in riva all'Oglio. Gli attuali tre ponti affiancati, epoche diverse, della A4. Il binario ci passa sotto. Lo vedremo tra poco in un viaggio in cabina del 245.
La caccia ai treni si fa invece per immagini, non col fucile. La tradotta va in stazione. Un complesso di veterani alle 8:40 va ad impegnare il ponte lato Bergamo. Il 6:36 col merci giornaliero in stazione aggancerà i carri portati dal 2:45. Insolito vagone FS a sagoma inglese, atto alle linee oltremanica. Cosa si può fare quando un carro libero e non frenato si avvia sui binari? Vediamo cosa è capitato qualche mese dopo, nella prima giornata veramente gelida. Se si vuol partire, manovratore e macchinista devono scongelare i rubinetti dell'aria. L'impianto pneumatico non si scela e per oggi la tradotta non si farà. Così se riusciamo ad andare fino lì almeno. Vai senti il problema.
prendo il ponte ferroviario come scorciatoia per la stazione e mi devo affrettare. Il 2.45 si avvia già per Paratico. Lo prendo al volo. Marzo 1991 e evviva la primavera! Passiamo sotto i tre ponti affiancati della A4, questo è il più recente del 1994. Nel centro quello del 64, sull'altro lato il ponte del 1931, magnifica struttura. Importante ricognizione questa, sono con due cari amici, Carlo e Giulio. Assieme abbiamo scritto il libro Treni e tranvie della Bergamasca. Andiamo ad ispezionare la linea con questa corsetta extra del Badoni che va a prelevare 10 carri a Paratico. Ispezione necessaria in vista della progettazione di un omaggio treno nostro, tutto a vapore, storico, il primo che riaprirà ai passeggeri questa linea solo merci. Carlo, Giulio, il famigerato PL principale. Sì, allora quelli sarebbe più. Sì, potrebbe anche chiudere. È che dopo bisogna fermare il treno per riaprire. Niente, ma se ci dovesse capitare qualcosa perlomeno la fare la chiusa. Discutiamo i particolari con Giuseppe Masi, capostazione titolare di Palazzolo. Senza la sua passione, il suo impegno, no. Niente nostro treno, di sicuro. I 10 km della linea fiancheggiano la riva sinistra del fiume Oglio, che ora è visibile nella sua bellezza. Deviatoi in entrata a Paratico e le tristi, sorte segnata, carrozze accantonate, magazzino demolendo, fabbricato viaggiatori ancora abitato al piano superiore, che era destinato a capostazione famiglia. Nostro amico Pasi, il primo sinistra. Adesso un momento che nel futuro sarà irripetibile, l'attraversamento del PL che porta al grande e ambito da troppi per il suo esagerato valore pecuniario in riva all'Oglio, scalo dell'imbarcadero mobile.
si saltella, l'armamento è messo male alquanto. Agganciamo i carri. L'efficientissimo di tanti video manovratore. Nei carri a sponde alte, ruote sciolte e nuove. Se fossero sugli assali, sarebbero su questi pianali anni 30 attrezzati. Giulio, Carlo, dai, ce la faremo a riaprire la Palazzolo Paratico col nostro treno a vapore. La magnifica contrada di Fosio, sponda bergamasca. Rieccoci a Palazzolo, ma, e un ma c'è sempre per fortuna, ora possiamo rifare il viaggio sui 10 km della Palazzolo Paratico con la planimetria originale della linea, che è, ma va da sé, inserita nel libro che abbiamo scritto. In una chicca finale anche la planimetria della stazione di Paratico e dello scalo dell'imbarcadero a Lago, col ponte mobile dove il binario finisce nel lago.